siamo in compagnia di Tiziano Palladino, una formazione a quattro questa sera per voi che vi vede appunto protagonisti, in questo caso per via del tempo nella chiesa di Santa Caterina. Qual è il programma della serata e come sta andando? Insomma, le persone come al solito sono incantati dalla vostra musica. Ma il programma della serata è prettamente musica popolare. Cerchiamo di suonare soprattutto musica popolare molisana, pure perché il mandolino e la chitarra sono strumenti del Molise. La musica che andiamo a suonare, oltre pure un po' di canzoni napoletane, cerchiamo di inserire, pure perché sono come al solito sempre strappa applausi. Per quanto riguarda il movimento è piacevole, comunque c'è sempre tanta gente e apprezzano molto quello che facciamo. Ecco, abbiamo saputo che i 14 Strings sono stati anche protagonisti a New York un po' di tempo fa, proprio in un concorso, diciamo, internazionale di mandolini. A dire la verità era un festival di mandolino, siamo stati proprio a Manhattan, è stata una bellissima esperienza. Portare il mandolino lì in questo festival ci ha dato onore e per noi è stato un momento di grande crescita, pure perché credo che siamo l'unico duo molisano ad essere andati a New York. È stato un bel tour, tra una bella tournée, un mese siamo stati lì e siamo partiti dal Canada, abbiamo trovato tantissimi compaesani molisani e alla fine il nostro tour si è concluso proprio a New York. È stata veramente una bella esperienza. Ecco, il ricordo più bello che portate di questa esperienza qual è? Ma sicuramente vedere il nuovo mondo, non portiamo niente di nuovo se non la fortuna di aver fatto un tour così. Sì, è un'esperienza che ci farà crescere e questa crescita la vedremo sicuramente nel futuro. Ad oggi siamo solo contenti di aver potuto visitare questo nuovo mondo, come dire. Quanti sono i musicisti molisani che si avvicinano diciamo all'arte del mandolino ad oggi? Allora, di molisani ne siamo tanti, già qui noi siamo due mandolinisti, entrambi diplomati al conservatorio, io a quello di Bari e lui a quello di Padova, Marco Botticella. E di mandolinisti comunque ce ne sono tanti, anche altri diplomati, ma moltissimi chiaramente appassionati e estimatori del mandolino, insomma. Nella formazione duo a Manhattan con chi sei andato? Con Isidoro Nunez, che è qui alla chitarra. Chitarra classica, però chiaramente questa chitarra diventa popolare in situazioni popolari come questa. Buonasera, come sta andando? Benissimo, benissimo. Abbiamo appena fatto festa a casa mia, con tutti gli amici qua di Bagnoli, con tutti i prodotti tipici comprati lungo le vie, quindi sì, grandioso proprio. Avete fatto una bella cenetta, buon vino, adesso in giro per ascoltare i concerti appunto della serata. Sì, adesso andiamo in giro, ascolteremo tutti i gruppi che ci sono qui nei borghi del paese, questo magnifico paese è il mio paese, quindi sono molto orgogliosa di questo e è bellissimo portare anche qua gli amici e fargli vedere insomma tutte le cose tipiche. Molto bene, allora diamo una parolina anche a loro. Dove sei? Roma. Roma? Sì. Sei rientrata per le vacanze? Sì. Noi siamo qui tutti di agosto, per tutte le vacanze. Ci piace rientrare, insomma. Sì. Impossibile mancare. Allora, buona serata anche a voi tutti che siete qui dietro alle quinte. Ciao! Come sono? Sono buonissimi. Anzi, com'erano? Ormai li ho finiti, sono stati buoni. Molto bene, con chi sei? Con gli amici? Comitiva, sì. Dove siete? Di Montagano. Tutto buono? Ma non ci lamentiamo, dai, il vino è buono e anche le pappardelle che ho mangiato prima. Allora, buon proseguimento, buona serata. Ok, grazie. Ed eccoci con le mie amiche Edilia e Antonietta alle prese con... Lo scarcio. Allora, come sta andando? Sta andando molto bene, siamo contenti, noi lavoriamo, ci piace tanto e bene. C'è tantissima gente come ogni anno. Allora, qui vi vedo già alle prese con, diciamo, questo impasto bello morbido. E naturalmente voi continuate con le mani a ungerlo un pochino, giusto?
Sì, per tenderlo bene. Quindi se si fanno dei buchini anche meglio. Meglio perché lo scarcio è un po' scarciatello, diciamo. Un po' scarciatello, non a caso si chiama così. Ecco così, sì. Allora, quanti siete oggi qui? Siete tantissimi, eh? Tanti, sì, tantissimi oggi, sì. Abbastanza. Molto bene, allora buon lavoro. Grazie. Bella, grazie. Un saluto a Telemolise. Ciao. Eccoci qui con il signor... Claudio. Signor Claudio, come sta andando? Bene, fa caldo. Qui si frigge. Sì. Allora, quante frittelle tirate fuori al minuto? Non lo so, ci vuole tempo per cottura. Leggerissimo accento romano, deduciamo che lei è qui per vacanza e l'hanno incastrata. Così. 2 anni, sì. Lei ha parenti qui, no? Sì, no, ho la famiglia qui. Sempre bello rientrare. Sì, spesso, non sempre, ogni tanto. Rientrate solo l'estate? No, pure durante l'anno, diciamo, quando capita, torniamo qua. Come vi chiamate, signora? Lucia. Signora Lucia, voi siete di Bagnoli? Sì, Bagnoli. Voi state dando una mano, diciamo, nella preparazione? Sì, ho fatto altri lavori, insomma. Da che ora siete qua? Tardi, perché è già da piovere, verso le 7, non lo so, insomma. Insomma, sarà lunga chissà fino a che ora, eh? Fino a all'una, alle 2, non lo so. Finché finirà l'impasto. Sì, questo è l'ultimo che finisce. Qui abbiamo una generazione, ma anche abbiamo una signorina più giovane che vi sta dando una mano. Ti vediamo bravissima, complimenti. Dicevi, è il primo anno. Sì, è il primo anno e mi fa piacere, io sono molto allegra, comunque il lavoro non mi dà fastidio per niente. Molto bene, poi si sta in questo bel ambiente, qui c'è sempre musica, poi vabbè c'è tantissima gente, la fila non si vede la fine. No, va bene, passerà e non è questo, stiamo insieme tutti qua e va bene. Buona serata allora. Grazie anche a lei.